e oggi vi mostrerò la mia cucina e preparerò qualcosa. Prima mostriamo la nostra bella tavoletta qua, fatta di legno, che ci sono tutti i bicchieri, le tazze e le cose. Qua c'è anche una bacinella rossa, bellissima, dei bicchieri fatti di plastica, una piantina che c'è l'acqua, che abbiamo messo un bicchiere. Poi, meraviglioso cocktail per bere, delle pentole. Ora mostriamo il microonde. Qua si apre, si sono aperti insieme, ma si apre di nuovo. Comunque non è attaccato, l'ho messo io qua, che bello. Poi qua si prendono tutti i bottoni. E dopo facciamo anche la pasta. Andiamo con il piano cottura, che è dove dopo cucineremo la pasta. Qua ci sono i due bottoni, questo è per accendere questo e questo è per accendere quest'altro, e premi lo stesso per chiudere. Una volta faceva le luci, ma adesso non più perché non c'è più la batteria. Questo è un lavabo che lo usiamo per sciacquare le cose sporche, tipo i piatti, che dopo mangeremo la nostra colazione pasta, che dopo la facciamo come ho già detto. E qua sotto ci sono altre cose, tipo la pizza che dopo mangeremo dopo la pasta, oppure prima la verdura, dei panini per fare, vedete hanno anche semini. Guardate quanta frutta, verdura, bicchieri, qua sotto c'è una torta con il pane. Ora preparerò un buonissimo piatto di pasta con pomodori e cetrioli. Iniziamo, seguitemi. Mettiamo prima un po' di acqua, così può bastare. Poi mettiamo la pasta, ok, e accendiamo. E ora mettiamo le ore, cioè le impostazioni per nel modo che suoni, e dopo andiamo a mescolare. Ehi Google, metti il timer fra 30 secondi. Va bene, 30 secondi, a partire da adesso. Andiamo a mescolare con questo coso. Guardate le bollicine. Ehi Google, stop! Lo versiamo qui dentro. Sta per cadere. Mettiamo anche la pasta. Ok, mettiamo qui la ciotolina, mettiamo questi cosi qui. Ora alziamo per mettere via l'acqua e mettiamo la pasta su questa bacinella. Wow, che buona,
dopo questa la mangio. È proprio buonissima. Ora faccio un po' di ordine e metto via anche lo scolapasta, la bacinella e il tappo. Mettiamo qua che dopo metto tutto a lavare. E adesso prendiamo il nostro piattino e mettiamo qui la pasta. Ok. Che buona! Adesso mettiamo anche questo a lavare, che dopo laveremo insieme. Il video di oggi si conclude qua e mi raccomando, fate così, perché così veramente si fa la pasta nella realtà. E iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, che si chiama Margherita Story, se volete vedere